Stasera parleremo di remake, incentrato ovviamente sul mondo dei videogiochi, quindi non remake in generale tipo i film, ma remake sui videogiochi. Precisamente il talk show di stasera, ragazzi, che volevo proporvi è quali sono i remake che vorrei in futuro. Cosa si intende per remake, ragazzi? Il remake è riproporre in chiave moderna un titolo che ha fatto la sua storia. Esempio? Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Shadow of the Colossus. Poi ragazzi, chiaramente White Day, lo stesso White Day è un remake. Chiaramente poi raga, i remake si dividono in due parti, ok? Ci sono i remake originali e i remake fedeli all'originale. Quindi ragazzi, abbiamo i remake che sono uno a uno. Chiaro? Cioè, loro hanno solo smontato tutto quello che concerne l'aspetto grafico, l'aspetto tecnico del titolo e l'hanno ricostruito in chiave moderna utilizzando grafica di oggi. Perfetto. Però il gioco è quello, uno a uno. Esempi? Demon's Souls, Crash Bandicoot, Shadow of the Colossus. Sono remake fatti uno a uno, fedelissimi a quello che era l'originale. È l'originale portato in chiave moderna. Ok, perfetto. L'altro tipo di remake, ragazzi, sono i remake il quale l'autore ha deciso di l'autore originale o il nuovo autore, perché non è detto che un remake sia dello stesso autore del gioco originale, insomma, che porta contenuti in più o comunque una rimodellazione del tutto. Quindi non avremo un remake totalmente uguale all'originale, bensì con magari anche nuove aggiunte interessanti, ragazzi. L'esempio più lampante che mi viene in mente per questo tipo di remake è quello che hanno fatto con il remake di Resident Evil 1, ragazzi. Resident Evil Rebirth. Uscito principalmente poi su GameCube, poi uscito nel 2015, mi pare, poi anche su PlayStation 4 in versione anche remastered, quindi è migliorato altrettanto. Principalmente, ragazzi, personalmente questi sono i remake che preferisco. Chiaro, vedere un remake uno a uno di un titolo che comunque ha fatto la storia o comunque diciamo è rimasto impressa. Ciao Pela, bentornato carissimo. Chiaro che fa piacere, ok? È sempre uno a uno. Ad esempio Demon's Souls. Oddio, Demon's Souls non è proprio un esempio che posso dire di comprendere appieno perché io l'originale non l'avevo giocato. Crash Bandicoot. È chiaro che deve vedersi Crash Bandicoot 1, il 2 e il 3 con la grafica ultra power di oggi è stato un orgasmo per la vista e per il cuore, ok? È stato bellissimo. Però, sinceramente, i remake che preferisco sono i remake, come dire, rivoluzionari, quelli che rivoluzionano l'originale, tenendo comunque molta fede, questo è importante ragazzi, tenendo molta fede a quello che era il gioco all'opera originale, ok? Il remake non mi deve stravolgere le atmosfere, i gameplay. Oddio, al gameplay ci arriviamo tra poco. Però non mi deve comunque travolgere troppo l'opera, perché poi si va a perdere il nesso, il concetto principale. Esempio, Resident Evil 2 Remake. O Resident Evil 1 Remake. Questi ragazzi titoli sono remake pazzeschi. Cioè Capcom ha, secondo me, il titolo proprio di azienda videoludica che ha fatto dei remake della Madonna. Perché? Resident Evil 1, ragazzi, aggiunge e basta. Cioè, Resident Evil 1 Remake, chiamato su GameCube ai tempi, Resident Evil Rebirth, è un remake allucinante. Cioè, è veramente un remake che aggiunge e basta. Cioè, ci sono stanze in più, enigmi in più, trama in più, documenti in più, dettagli che prima non si erano capiti proprio perfettamente, rimescolando tutto con grafica nuova, meccaniche di gameplay nuove, ad esempio quando viene afferrato uno zombie puoi liberarti con un coltello o con la scarica elettrica. Sono cose, ragazzi, che hanno aggiunto, perché nel Resident Evil originale non erano presenti questi tipi di meccaniche di gameplay.
meccaniche molto apprezzate. Cioè, a me è piaciuto un sacco. Stessa cosa che hanno proposto poi per il 2. Nel remake di Resident Evil 2, ragazzi, oltre a stravolgere, tra virgolette, il gameplay, ma non neanche di troppo, perché, l'ho detto prima, l'importante nei remake è che lo spirito dell'originale rimanga intatto. Con Resident Evil 2 Remake, ragazzi, Capcom ha fatto una genialata, perché ha stravolto, sì, il gameplay originale appunto del gioco del 1998, ma ha innovato, sotto ogni punto di vista, il 2. Cioè, l'ha reso un gioco nuovo, di oggi. Giocando a Resident Evil 2 Remake, ragazzi, ti sembra un gioco nuovo, ma allo stesso tempo ti sembra di giocare a quello del 98. È una cosa pazzesca, ragazzi. Il remake di Resident Evil 2 è uno dei remake più belli mai fatti finora nel mondo videoludico. E di questo, ragazzi, posso esserne proprio convinto, cioè proprio ve lo dico sinceramente e con la convinzione al massimo. Nelle Capcom ha cambiato visuale. No, ha cambiato gameplay e visuale di oggi. In che senso, Jerry? Cosa intendi? Nel senso delle telecamere fisse, vabbè, chiaramente, ragazzi, ovviamente i controlli tank che c'erano una volta non sono effettivamente più appropriati, ragazzi, col tempo l'ho capito anch'io, che sono, lo sapete, l'avete sempre saputo, che io sono un fan sfegatato dei tank control, dei Resident Evil classici. Cambio musica, ragazzi, prima che mi becco un copyright che mi smonta il canale e la vita. Perdonatemi. Ok. E quindi, ragazzi, ero fan sfegatato e ci sta. Però ho capito, ragazzi, che il gameplay di Resident Evil 2 Remake è perfetto. Non è tamarro come il 4 e il 5 e il 6. È un equilibrio orgasmatico. È bellissimo. Pela, quando mi parli di remake, io continuo a pensare e sperare in Assassin's Creed 1. Allora, parleremo anche di Assassin's Creed perché ci sta. Ci sta. Sinceramente, il remake di Assassin's Creed 1 ci starebbe. Ma tantissimo. Perché con la tecnologia, ragazzi, di oggi, potrebbero fare un Assassin's Creed 1 devastante. Nello stile degli Assassin's Creed di oggi, quindi stile Odyssey, stile Valhalla, ok? Quindi immenso, però è Assassin's Creed 1 con la stessa trama. Cioè, voi immaginatevi Masyaf, immaginatevi Gerusalemme, immaginatevi Acri, tutte connesse in un open world che, chiaro, non deve essere gigante come quello di Odyssey e di Valhalla, però un open world, perché ai tempi c'erano i caricamenti, ragazzi. In Assassin's Creed 1 tu passavi da zona a zona con i caricamenti. Qua avresti tutto aperto. Sarebbe un'esperienza pazzesca. Alda dice della saga di Ezio con la grafica di oggi. Allora, partiamo dal presupposto che la saga di Ezio è giocabilissima anche adesso. Cioè, graficamente è un po' invecchiata male sotto il punto di vista magari delle espressioni facciali, perché erano veramente quasi pupazzetti. Cioè, giocarlo adesso, in effetti qualcosa ci sarebbe da migliorare sotto il punto di vista grafico, ragazzi, ma è normale, è un gioco del 2009, cioè, nel senso, non è che vogliamo. Però, magari tra un 5-6 anni ce lo vedrei anche la trilogia di Ezio Remake, ci sarebbe da Dio. Però un Assassin's Creed 1 che neanche hanno proposto in remaster, cioè Assassin's Creed 1 non hanno fatto neanche la remaster, poverino. Cioè, hanno fatto il 2 Brotherhood Revelation, il 3, ma l'1 l'hanno proprio dimenticato e affossato, cioè è veramente una cosa squallida. Infatti è per questo, ragazzi, che io ho sempre detto che io avrei fatto una Desmond Miles Collection e non una Ezio Collection, perché la storia di Ezio, di Altair, di Connor, è prettamente collegata a Desmond. Quindi io avrei fatto una collection incentrata su Desmond, che comprendeva Assassin's Creed 1 Remaster, il 2, Brotherhood Revelation e il 3. 5 titoli. Io avrei fatto questo, vendimelo anche a 70 euro, perché sono 5 giochi. Però fammelo. Invece, ragazzi, no, hanno preferito fare una cosa più alla Ezio Collection, e rapendo i cuori
dei fan che amano Ezio, compreso me. Perché l'ho sempre detto, ragazzi, io reputo la saga di Ezio il punto più alto di Assassin's Creed mai raggiunto. E è difficile che la saga prenda ancora quella grandezza. Come stanno facendo ora i giochi, ne dubito, però. Mai smette di sperare. Ragazzi, i brividi. Ho i brividi, ragazzi. Sta musica è qualcosa di. Secondo me è una delle colonne sonore più belle mai fatte su un videogioco. È qualcosa di pazzesco. Tra l'altro, cosa che fa pensare appunto, cioè, che conferma la cosa che ho detto prima, ovvero che Ubisoft non ha mai raggiunto un punto alto come in Assassin's Creed della saga di Ezio, è il fatto che abbiano usato questa canzone anche per altri capitoli, proprio alla nausea. In Unity c'era sta canzone, in Odyssey c'era sta canzone. Cioè, non c'entra un cazzo sta musica con Assassin's Creed, ma l'hanno ficcata proprio. Hanno preso le note così. Vai, tanto è bella, mettiamola. Cioè, proprio della serie. Non abbiamo più inventive, ragazzi. Usiamo la colonna sonora che spacca di più della saga. E almeno sono contenti. Per quello che dico, difficilmente si arriverà a una cosa qualitativamente parlando più superiore a quella di Ezio della Ezio saga. Mamma mia, che gioco, ragazzi, porca troia. No, no, appena, aspetta. Questa devo recitarla, sta frase, aspetta. Poi vi faccio una domanda molto interessante, che secondo me ci sta. Voglio sapere la vostra opinione. Vado, Pela. Bella vita la nostra, fratello. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Allora, adesso vi faccio una domanda. In un ipotetico Assassin's Creed 1, che tra l'altro Ada, cazzo dico. Alda non ha mai giocato. Aspetta. Alda, hai mai giocato il primissimo Assassin's Creed, quello con Altair? Sì, vabbè, poi vado da Cristina Trombao. Questo altre. Mi dissocio totalmente. Ma sì, ragazzi, ma ci sono le quelle là. Quelle là in piscina, in bikini, mezze nude? Non mi dissocio! Ma Trombao! È bello! Altair meraviglioso. Ah, l'hai giocato allora, perfetto. Allora, domanda a tutti voi: cosa vorreste in un ipotetico remake di Assassin's Creed 1? Come ve lo immaginereste? Cosa vorreste nel gioco? Parlo anche di meccaniche di gameplay. Perché io vi ricordo che nel primo Assassin's Creed, ragazzi, l'originale ovviamente, non ci si poteva buttare per fare assassini dall'alto. Non ci si poteva accucciare. Non ci si poteva. Un sacco di meccaniche non c'erano. Quindi vedere un remake sarebbe importantissimo. Un open world qui contro. Black Flag. Io Black Flag, ragazzi, purtroppo lo reputo un po' la pecora nera della saga. Ma come. È come per me Resident Evil 4, stessa cosa. Sono bellissimi giochi. Per carità, bellissimo. Black Flag a livello di avventura è qualcosa di pazzesco. Però qui dentro dico Black Flag, cazzo, però da lì in poi si è un po' perso il brand, secondo me. No, Alda, ma non è questione. Come mai pecora nera? L'ho detto, però, perché da lì in poi è come Resident Evil 4. Da lì in poi è rovinata la saga, poi per carità, per fortuna l'hanno un po' l'hanno comunque ripresa. Assassin's Creed no. Cioè, io Valhalla, ragazzi, non l'ho manco comprato. Avevo detto che non lo compravo e alla fine non l'ho comprato. Perché mi sono rotto il cacchio di sti Assassin's Creed giganteschi. Oh, gigante, mappa, world, non finisce più. E poi la trama principale si va a perdere. Così. E amici secondari, aumento di livello. E se non aumento di livello mi fanno il culo. E se. No, ragazzi. A me la componente livelli in Assassin's Creed mi fa cagare. Ma come mi fa cagare anche in Ghost Recon, per dire? Mi fa cagare anche in Assassin's Creed. Perché se io prendo un arco con una cazzo di freccia e prendo in testa un nemico, quello deve schiattare. Non è che lo prendo in testa e si incazza di più e mi viene a fare il culo col martello. Cioè, non esiste. È brutto. È brutto da vedere. È brutto da giocare. Cioè, Assassin's Creed deve essere uno stealth, porco. Mondo. Devo andare sui tetti, devo fare le strategie come liberare il castello, cioè, quello è un Assassin's Creed, con una trama particolare, una trama che ti prende il cuore, ragazzi. Ezio! It's me, Mario!
Vabbè, non ho detto questo. Ora ho scaricato il 3. Voglio continuare la saga di Desmond. Il 3 è tanta roba con Connor. Il 3 è veramente tanta roba. Il 3. Allora, non è ai livelli di Ezio, però. Porca puttana. Il 3 ti rapisce proprio il cuore. Il 3 è tanta roba. Tanto, ragazzi, Assassin's Creed mi piacerebbe portarli, in effetti. Perché io avevo iniziato a portare la Ezio Collection, poi mi sono fermato. Perché non c'erano abbastanza ragazzi. Non la seguivate. Adesso che siamo in di più, ragazzi, sarebbe figo. Portare. Non solo la Ezio Collection. Partiamo magari da Ezio. Quindi facciamo il 2, Brotherhood Revelation. Poi facciamo il 3. Poi ci possiamo pure giocare Black Flag, ragazzi. Purtroppo la Ezio Collection su PS4 perché non ce l'ho in digitale. Però Assassin's Creed 3, Black Flag. Quelli, ragazzi, tutti su PS5. Possiamo giocarceli. Quindi. Anche Unity volendo e anche Syndicate, perché il mio amore qui in chat mi porterà Syndicate e vi porterò anche. Ce li portiamo un po' tutti, ragazzi, se fanno un remake di Assassin's Creed 1, ciao. Allora. Un attimo, raga, che metto la musica. Mettiamo un po' di musica stile anni 80, un po'. Che figa. 80 remix. Vai, eccolo. Vabbè, parte la pubblicità. Allora, qual è l'assassino più cazzuto? Oddio. Sì, però ci sono anche altri che. Porca. Lo stesso Ezio, mica. Cioè, io penso sempre, ragazzi, a Ezio quando fa il discorso su Revelation agli assassini, no? Che muore un personaggio molto importante, che adesso non dico per spoiler, e lui fa un discorso che fa alzare i peli, lo dice con una cattiveria, con una voglia di vendicare il fratello caduto, che è bellissimo. Ivor non è un assassino, è Eivor. Vabbè, ma ormai. Pelà! Chi è più un assassino su Assassin's Creed adesso? Siamo obiettivi. Dico l'assassino quello vero, però, eh. Cioè, dai. Hanno rotto il cazzo. Fanno trame che non hanno senso. Cioè, per carità, bella la lore di chi viene prima. Tutto quel cazzo che vuoi, ma basta. Io voglio gli assassini templari. Che si fanno battaglia. Non voglio più sti dei che fanno il casino e le boss fight con gli dei, con le cose tamarrate del cazzo. Cioè, io voglio Assassin's Creed vero. Storico, profondo, sentimentale. Cioè, per me Unity, io sono sincero, Unity è un gran bel Assassin's Creed come lo è Syndicate. Sono belli tutti e due. Unity ha sofferto, purtroppo ha sofferto perché a livello tecnico hanno fatto una cappellata incredibile. Però. Se non aveva quei problemi tecnici all'epoca quando uscì, cioè Unity è un gran bel Assassin's Creed secondo me. E Arnaud Dorian è un gran bel assassino come personaggio. Una botta al cuore, sì. Ciao Nick, buonasera. Ah, ok, grazie, grazie comunque, Nick. Alla prossima, allora. Cosa, Pela? In che senso di quale parlo? Io parlo di quelli di adesso, di Assassin's Creed adesso, non lo tocca. Sinceramente. Ok, Angie dice. Mettiamoci l'anima in pace senza essere troppo polemici. Assassin's Creed non è più quello di una volta. Non è la stessa cosa, è totalmente diverso. Purtroppo è vero. Bro, di quale discorso parlavi? E se non lo vuoi dire di quell'Assassin's Creed che non avevo capito un attimo. Stavo parlando di Assassin's Creed adesso. Valhalla, Odyssey. Hanno rotto il cazzo. Cioè, non basta con gli dèi. Con le boss fight con gli dèi. E coloro che vengono prima. Io voglio un Assassin's Creed come lo è. Chiaro, c'erano anche lì riferimenti a coloro che vennero prima. Tutto quel cazzo che volete. Ma io voglio Assassin's Creed profondo, sentimentale, bello. Di trama. Che ti rapisce il cuore, ragazzi. Cioè, quello di. Allora, Ezio.
Perché ha fatto storia come a livello di saga? Perché è diventato un cult i giochi di Ezio? Perché? Non perché lui è in italiano, perché è carismatico. Sì, anche per quello, ma la trama. La trama di Ezio. Ma anche Altair. Cioè, porca puttana. È pazzesca. È veramente pazzesca, ragazzi. Il sentimento, l'amore che c'è dietro. Alla Ezio Saga, a livello di sviluppo e di trama, è qualcosa che raramente vedremo ancora su Assassin's Creed, ve lo dico io. Purtroppo è così. Anche perché i Garnik siete nostri allora. Anche perché, appunto, ragazzi, mi pare che qualche sviluppatore dei vecchi Assassin's Creed è anche andato via da Ubisoft, quindi almeno che non ci siano nuovi sviluppatori che sanno quello che fanno. Insomma, si è discostato troppo dalle origini. È quello il problema principale. Sì. Fortunatamente quando la trama si stava un po' perdendo, è arrivato a Origins che lo reputo un capolavoro. Sì. Guglielmo Pela. Sì. Bello Origins. Però hanno fatto quello e poi hanno fatto Odyssey, che veramente non ci si capisce un cazzo. E ragazzi, io Odyssey, guarda, gli ho dato tre possibilità ad Odyssey, ragazzi, tant'è che non ce l'ho più, l'ho venduto. Io era uscito, l'avevo comprato, ci ho giocato. Dopo 30 ore di gioco, basta, l'ho chiuso lì perché ma va rotti i coglioni, sinceramente. Poi l'avevo ripreso praticamente un anno fa, l'avevo ripreso, gli ho dato un'altra possibilità, dai, riniziamolo, rigiochiamolo. Sono arrivato ancora meno della trama di quando era arrivato, quando l'avevo mollato, l'ho rimollato. Ragazzi, non ce la faccio, mi annoia. Io non. A me sta roba dei livelli, che devo salire di livello per fare le missioni di livello più alto, a me sta sul cazzo. Cioè, fatemi la trama, missioni di trama che posso fare se voglio, se non voglio farle, missioni secondarie. Punto. Perché mi devi fare i livelli? Perché su un gioco come Assassin's Creed, che è un gioco storico, cioè storico proprio di genere, no? Nella storia, così, se io lancio una freccia in testa a uno, quello non deve morire perché è di livello più alto. Santi Dio, sta cosa mi sta sulle palle. No, il prossimo, allora, il prossimo probabilmente, ragazzi, se sono vere le voci che girano adesso, il prossimo lo comprerò. Perché hanno detto, almeno i rumor, che il prossimo Assassin's Creed sarà ambientato in Cina o in Giappone. Quindi ragazzi, ninja cose. Speriamo sia vera la voce. Però non. Boh, vedremo. Chi vivrà vedrà. Sì, ragazzi, estate a luglio. Preparatevi perché almeno una o due live su Crash con Engine ce le facciamo. O CTR o Crash 4. Oppure, non so, Crash i primi. Ragazzi, ho fatto caso che c'è un po' di confusione tra di voi, tra remake e remaster. Non sono le stesse cose. Attenzione. Ma che bibacchetto, eh. E GTA 6? Vabbè, ma GTA 6 2023, dice Dan. Sei ottimista. No, GTA 6, raga, secondo me GTA 6. Allora, mettetevi in testa sta roba. Finché la gente gioca GTA 5 e Rockstar si fa i soldi con GTA 5 a palate, perché la gente che ci gioca è tantissima. Finché GTA 5 non stufa gli altri e continuano a giocarci tantissimo, raga, Rockstar non lo fa GTA 6. O meglio, magari lo sta facendo o l'ha fatto GTA 6. Ce lo stanno sviluppando. Però vanno proprio easy. Cioè, proprio della serie non abbiamo fretta. Tanto GTA 5 sta andando una Madonna. È un gioco che c'ha 10 anni, ma è giocato come se fosse uscito la settimana scorsa. E quindi poi tra l'altro, ragazzi, vabbè, gente che lo gioca con le mod. Casino. Che poi loro c'hanno due titoli adesso. Io ho letto anche una notizia di un remake di Red Dead Redemption 1. Però boh, non so quanto sinceramente ce ne siano bisogno di un remake di Red Dead 1, sinceramente. Dico questo perché secondo me è giocabilissimo anche l'originale. Cioè, non vedo. Stessa cosa di Naughty Dog che vuole fare il remake di The Last of Us 1. Ma che cazzo state a dire? E sta roba sembra essere quasi ufficiale, eh? Cioè, Naughty Dog sta sviluppando il remake di The Last of Us 1.
Ma che senso ha che è un gioco uscito nel 2000? Cioè, come se facessero il remake di GTA 5. Santi Dio, è uscito lo stesso anno. Più che altro... E questo è il discorso, ragazzi. Finché la gente gioca al 5... Figurati se fanno il 6. Il remake che io vorrei... Sinceramente, è che tra l'altro anche di questo si sta vociferando molto nel panorama videoludico, è il remake di Metal Gear Solid 1. Anzi, della trilogia. Quindi io farei il remake dell'1, del 2 e del 3. Quindi Sons of Liberty, Snake Eater e il primo. Io ho i remake dei Metal Gear, mamma mia se li sogno, porca Eva, sarebbe una figata. E c'è la voce che appunto i remake di questi due giochi, di questi giochi di Metal Gear li stiano facendo Blue Point, che sono gli stessi che hanno fatto il remake di Demon's Souls. E voi mi potete dire, ma Kojima? Perché Metal Gear è sotto le mani di Konami a livello di diritti. Però siccome Sony ha comprato Blue Point, magari hanno fatto un accordo. Magari Kojima parteciperà in maniera indiretta, cioè... Non lo so, vediamo. Quasi, ma ormai ce li ha già per me. Se GTA 6 esce nel 2023, ormai saranno già 10 anni. Sì, ma non esce nel 2023. Secondo me, ragazzi, GTA 6 lo vedremo almeno nel 2024, minimo. Perché voi dovete pensare che comunque PlayStation 5 è appena uscita. GTA 5... Ah, tra l'altro, ragazzi, fermi, perché GTA 5 adesso a novembre esce anche per PS5. Quindi non fanno uscire... Cioè, ragazzi, secondo voi se GTA 5 per PS5 esce a novembre del 2021? Secondo voi GTA 6 quando potrà mai uscire? A 2024 minimo. Perché GTA 5 sulla 5... Minimo, minimo lo spronano per altri 4-5 anni. Minimo. Quindi... Io ho paura che GTA 6 uscirà alla fine di PlayStation 5. C'ho sto timore. Quindi tra un bel po' di anni, forse anche 8... 8 anni, non lo so. Però tra un bel po' di tempo, non penso proprio nell'immediato. Poi sarei felicissimo di sbagliarmi, eh. Però... Cambia, cambia Angie, perché gli anni fiscali sono, cioè, sono una cosa molto considerata nel mondo dei videogiochi. Quindi un anno cambia tantissimo. Però ripeto, minimo 2024. Minimo. Kojima ha una mente brillante per l'horror, se solo si dedicasse a farne uno senza poi cancellarlo. Sì. Ma Kojima è un genio, ragazzi, Kojima è un dio. Kojima è un dio. Cosa cambia? Ok. Può darsi che uscirà anche prima, no? No. Già lo dico io, no. Ragazzi, voi dovete tenere in mente questo. Il mondo dei videogiochi gira sui soldi. Come quasi tutto ormai al mondo, ok? Se Rockstar decide di spendere soldi per fare una versione di GTA 5 migliorata o quel cazzo che è per PS5 e spende i soldi per farla, vuol dire che quella cosa vuole comunque spulciarla fino al midollo. Perché ragazzi, Rockstar è un'azienda molto... come dire, di ferro, fredda. Cioè Rockstar... Spreme i suoi giochi al massimo a livello di soldi e poi si dedica a qualcos'altro. Solo poi però. Cioè, se magari un Resident Evil esce ogni 3-4 anni, un Resident Evil nuovo, Rockstar ci può mettere anche 10 anni senza alcun problema. Perché non ha da tener conto a Sony, non ha da tener conto a Microsoft, non fa esclusive. Quindi si prendono tutto il tempo che vogliono. Magari fate con altri gamer se scrivete a quelli di Rockstar di darsi una mossa perché non ci sono passati. Ma amo, il problema è che gli altri giocano GTA 5. Allora, voi basta che andate su Twitch, scrivete GTA 5 e guardate quante dirette di streamer ci sono su GTA 5. Lo faccio adesso, in diretta. Che
Che poi non è neanche tutti, perché vabbè, non siamo tutti streamer al mondo. Però già da qua ti fa capire quanti ce ne sono. Io scrivo GTA 5. Ok. Solo su GTA 5, in questo momento, ci sono 500.000 spettatori. 500.000, mezzo milione. Ok? Solo su GTA 5. Quindi, ragazzi, finché la gente non smette di giocarci a sto cazzo di gioco, non lo faranno mai un GTA 6. O comunque lo stanno facendo, ma non lo fanno uscire. Perché qualcosa lo stanno facendo, ragazzi, sicuramente. Però vanno easy, con calma. Tanto c'è fretta, abbiamo GTA 5. Ora c'è pure per la 5. Quindi, tranquilli. Anche perché c'è la versione roleplay. Lasciamo perdere, va pure là. No, che è un bel gioco, nessuno mette in dubbio. Però basta, tutto il cazzo. Cioè, anche Resident Evil 7 è un bel gioco. Però dopo che lo finisco 20 volte, basta. Cioè, voglio un Resident Evil nuovo. Cioè, per dire, no? Stessa cosa con GTA. Poi ragazzi, altri remake che vorrei. Tenchu. Cioè, remake di Tenchu, della trilogia di Tenchu. Porca era. Tra l'altro Tenchu è un gioco che manca davvero molto tempo. È in mano a From Software, però boh. Ma From Software si sta dedicando a quel Elden Ring, che sembra una specie di nuovo Dark Souls open world. Non ho capito benissimo. Tenchu, boh. O lo compra un'altra casa di sviluppo. Però non lo so. Tanto ho letto che gli sviluppatori originali di Tenchu stanno facendo un gioco nuovo. Però è molto messo in ombra, ragazzi, purtroppo, perché le remake trilogia di Tenchu, mamma mia, un sogno.